Adesso senza stare a fare lunghe citazioni, ma se noi riguardassimo indietro quello che è stato scritto da Goldoni e altri, cioè abbiamo tutta una serie di personaggi che rimessi insieme costruiscono come lo zio ricucito, pezzo per pezzo, quel tipo di personaggio che io racconto. Non avevamo, come ho detto prima, un riferimento italiano, perché il vampiro, i nostri vampiri, forse possono far parte del cinema muto degli anni qualcuno, non so se c'è un riferimento, per il resto sono Anche sempre qualche stato così. horror italiano Sì, però, antico. ecco, hai ragione, però erano sempre comunque in qualche maniera legati, come dire, a una tradizione anglosassone che arrivava, no? Mai Christopher attori Lee italiani. rifatto all'italiana, insomma, per cui non c'era rispetto alla proposta e alla lettura, quello che mi è piaciuto tantissimo è proprio il fatto di poterci inventare un personaggio che avesse questa sua dimensione mostruosa, ma in realtà dentro dei panni elegantissimi, perché quando vedi arrivare il Lido con l'Hammer e dice che questi sono i genitori della fidanzata, cioè il fatto che un mostro si spaventi di un gruppo di mostri che stanno arrivando, che non sono dei mostri, no? Però dal suo punto di vista lo sembrano. Ecco, questo mi ha molto divertito. Abbiamo, come ti dicevo, ricercato il modo di farlo agire, anche per non farne la solita, diciamo, quello che riusciamo sempre a fare molto bene in Italia è scimmiottare. Io sono sempre stato contro l'idea di scimmiottare. Cioè, se si fa un personaggio, lo si deve interpretare. Poi ti può piacere, non ti può piacere, può essere interessante, non esserlo, tutto quanto. Però bisogna farlo e farlo fino in fondo. Non è l'idea di far vedere, guardate, io ho debuttato con Strader, che è anche vero, che poi dopo devo dire, però in questo momento sto facendo questo personaggio, ma in realtà ho letto molto di più. No, non me ne frega niente, cioè mi piaceva l'idea che e la coppia è questa. Lagone, che in questo momento purtroppo non è qui con noi, Salutiamo Lucia, però salutiamo Lillo, salutiamo salutiamo Lillo, Pietro tra l'altro, Franco, ci siamo salutiamo sentiti Lucia. liberi di poterci muovere, ma stando dentro il personaggio, non mollandolo mai, non c'era bisogno per dire la. Io ti ho mai chiesto una battuta in più, Non stasera, rispetto. no, scherzo. Al massimo si è No, messo a sinceramente. servizio come tutti con una generosità No, ma no, tremenda. perché penso. Vabbè. Ho pensato questo, sarò scemo, però se io lavoro, avendo già lavorato con il Cristone Alto, adesso un po' cicciottello di Cristian De Sica, non ti puoi mettere a confronto con un comico vero, grande, e cercando di avere a livello di sceneggiatura un'altra battuta perché dice la sua. So 10 le battute, 7 le dice lui, 3 le dici tu, fa sempre 10 e il risultato finale è quello. Qui è uguale. Dal momento in cui arrivano loro, che sono lo tsunami, quello che dovevamo fare noi era il meno possibile, perché far ridere questo, cioè dicono e fanno delle cose talmente assurde che un nostro controcampo vale qualunque battuta. Infatti ho detto, io non ho problemi di battute, non ne devo dire battute. Infatti l'unica volta che riprendo la cosa è quando dico, come direbbe il tuo amico, e sti cazzi, ma lo dico come usassi una frase in un'altra lingua Una che ho citazione, imparato, una citazione. non c'ha bisogno di questo. E la commedia, appunto, è un gioco di squadra come tante È cose, no? quello, Assolutamente, magari differentemente rispetto al film.